Quello è il professore di fisica. Grazie. Prego. Buongiorno. Ci scusi, professore, se ci permettiamo di importunarla in mezzo alla strada. È con la sua gentile consorte. Sì. No, non sono sua moglie. Ah, me pareva. Beh, c'è cosa vuole insinuare lei? Perché con la moglie non si cammina mano a mano come per ballare il minuetto. Fra di loro c'è del tenero. Come si permette? Beh, lo scusi, il mio amico intendeva solo scherzare. E chi l'autorizza? Nemmeno ci conosce scherzo. Ha ragione, permette che mi presenti Franco Sparapaoli. Piace? Sparapaoli anche per lei. E cosa fa? Le bacia la mano? Perché è geloso, no, eh? Filippo non è geloso. Non sono geloso, ma lei la mano alla mia amica non gliela bacia. Ah, è la sua amica. Senta, Sparapaoli. Per gli amici, Franco. Beh, sorvoliamo, signorina. Io non sorvolo. Lei non sorvola. Devo precisare e preciso. Deve precisare e precisa. Io non sono la articolo determinativo sua amica, ma una articolo indeterminativo sua amica, capito? E come no, complimenti, professore. Lei alla sua età ce n'ha più di una indeterminative. Oh, insomma, ma cosa insinua lei? La mia età, più di uno, meno di uno. Ma che mi vuole compromettere? Ah, non mi permetterei mai, non si preoccupi. La sua consorte non saprà mai niente. Non sono sposato, sono cieco. Sono scapolo. Scanto meglio, se non ci sono complicazioni familiari, lei si può divertire con tutte le amichette che vuole. Ma... Senta, Sparapopoli, le proibisco di continuare. Ma si calmi, professore, il mio amico non sa quello che dice. Veda, noi non siamo qui per indagare sulla sua vita privata. La signorina qui presente potrebbe anche essere una persona rispettabilissima. Un momento, che significa potrebbe anche essere? No, cioè, cosa significa potrebbe anche essere? Significa che può non essere quella che sembra. Ah, e che cosa sembra, Sandy Ann? No, Filippo, lo deve dire a me che sembro. Avanti, me lo dica cosa sembro. No, lo so, l'ho detto no, così. Ma adesso lei lo deve sapere. Adesso me lo deve dire. Giuro che non lo so. Che cosa sembro? Che sembra? A me sembra una pro... Filippo! Ma sì, una professoressa. Infatti, lo sono. Lo è. È per me un angelo sceso dal cielo. Professoressa, professore, aiutateci. Ancora. Per noi Carlo Carrera è come un figlio. Ha preso una sbandata, ma presto rimetterà la testa a posto. Sì, lo so tutto. Lo sappiamo. Lo sappiamo, purtroppo quel ragazzo rischia di non essere scrutinato. E voi lo scretinate. Scrutinate? È giusto come dice lui. Vedete, io non so parlare. Parlavo male prima e parlo male pure adesso. Ma voi mi avete capito. Oggi i giovani sbagliano. E noi che non lo siamo più, dobbiamo allungare una mano per tirarli su. Oh. Non per dargli una spinta. Comunque, grazie e scusate. Prego. È la prima volta in vita sua che parla bene. E noi faremo l'impossibile per Carrera. Vero, Filippo? Ve lo promettiamo. Grazie. Prego. E ora che ci siamo conosciuti, vi posso fare una domanda indiscreta? Se non è proprio indiscreta, indiscreta. No, è meglio che non la faccia. Come non detto? No, la faccia. La faccia. La faccia. La verità. Sì. Fra voi due, quel famoso tenero, c'è? C'è. Celebre lei, nubile lui. Al contrario. Va bene, al contrario, ma che aspettate a coniugarvi? E lo faremo presto. Prestissimo. Viva gli sposi. Grazie. Buona giornata. Arrivederci. Simpatici. Simpatici. Professore, la mano. C'è cosa volete? Ah, la mano. Adesso andremo a fare le carte. Della cartomante. No, le pubblicazioni, tesoro mio.